Banca Mediolanum crede fortemente nel valore della condivisione. E il nostro credo, e certamente il mio credo personale, che oggi le cose più importanti da condividere siano una orientata visione del futuro che si fondi sul rinnovamento dei valori centrali della nostra società. Probabilmente ci si potrebbe domandare che c'entra questo con una banca, perché debba essere un'impresa ad occuparsi di questo. Io non credo che debbano essere solo le imprese a doverlo fare, credo che ciascun singolo cittadino, ciascuna singola organizzazione, oggi più che mai, deve prendersi carico di un pezzo di questa responsabilità che si fonda sulla necessità di rimettere al centro valori importanti, perché oggi assumersi un atto di responsabilità è un atto di responsabilità. My house burned down today. Oh, I have a much better view of the lake. Yes. Io quando danzo, in qualche modo il mio corpo crea delle forme, delle linee. Sarebbe troppo facile per una banca parlare solo di business, solo di affari, nel nostro caso solo di economia e finanza. Noi questo lo facciamo già regolarmente, ma pensiamo che il tempo sia maturo per potersi distinguere, o quantomeno provare a farlo, condividendo con le persone che per noi sono quelle più importanti, i nostri clienti, oltre che i nostri collaboratori, dei valori, che rappresentano una nuova visione sul futuro. E per cui nel pensare tutto questo sono già parecchi anni che giriamo l'Italia, donando alla cittadinanza di tantissime province italiane momenti ad altissimo impatto culturale e valoriale. Uno dei problemi più grandi della nostra vita è che tutto cambia intorno a noi, ma il nostro cervello non se ne rende conto perché vive nel passato. Ottimismo equivale a dire penso che i problemi si possano risolvere. Pessimismo vuol dire penso che i problemi non si possano risolvere. Quegli artisti, e penso a questa straordinaria azione di Land Art, non guardano l'architettura o la città solo da un punto di vista funzionale. Quello l'hanno fatto gli architetti e purtroppo anche quello è stato un limite, no? La guardano anche con una visione emotiva, no? Un luogo di confronto, anche un luogo di scontro, no? Questi nostri eventi portano un nome, non un nome casuale, che si chiama 110. 110 nella cultura nostra rappresenta un po' l'eccellenza, no? Il voto con la lode a cui tutti gli studenti dovrebbero aspirare. Noi crediamo che l'eccellenza sia una misura non raggiungibile, bensì un modello a tendere, quindi è uno standard a cui tendenzialmente si dovrebbe costantemente aspirare. Una misura che contiene in sé l'idea che una volta raggiunto il tuo massimo tu sia già nelle condizioni di fare qualche cosa di più. Per cui in maniera non arrogante, non presuntuosa, ci siamo provocati noi stessi per primi per poi poter provocare gli altri ad aspirare a un modello di eccellenza. A un certo punto mi sono appoggiato a un muro, mi stavo per accendere una sigaretta e ho sentito come una voce che mi diceva chi sei? Chi sei? Chi sei? Era la tua coscienza? No, mi ero appoggiato a un citofono. Questi eventi possono prendere forma in tanti modi. Certamente la cultura è l'elemento centrale, però è un concetto di cultura in senso molto ampio. Attingiamo al mondo dell'arte, al mondo della filosofia, al mondo della scienza, al mondo dell'economia, al mondo dello sport. Insomma, tutte quelle dimensioni dell'umanità, tutte, in cui qualcuno si è dedicato a una disciplina e ha fatto di questa sua indagine, di questa sua ricerca, un'esperienza di vita che oggi è tale da poter essere raccontata e condivisa. Per cui abbiamo chiesto a tante di queste persone di venire e noi abbiamo fatto un passo indietro, noi come banca, abbiamo lasciato il palco a queste storie, semplicemente ci siamo fatti da traghettatori, un po' dei Virgilio, affinché il mondo potesse incontrare il protagonista dell'occasione, Dante, che raccontava a questo mondo una storia appunto di eccellenza. Ci piace pensare che le persone vengano a questi incontri certamente incuriosite, ma il nostro auspicio è di rimandarle a casa migliori di prima di incontrarci quella sera. Possibilmente non per aver imparato una cosa nuova, ma magari per essersi fatti, grazie all'incontro con ciò che abbiamo offerto loro, una nuova domanda, tendenzialmente una domanda più inclusiva. La cultura non può essere altro che un dono da condividere che induca chi lo riceve a sentirsi partecipe
della qualità del mondo in cui vive e soprattutto responsabile. Per cui il nostro sogno è pensare che condividere queste storie possa responsabilizzare le persone. Io credo in un mondo libero, ma sono convinto che un mondo è libero, che ognuno di noi è libero, quando ogni essere umano sarà libero. Anche perché poi l'italiano, e ne riparleremo, è nato qua. L'italiano è nato in Sicilia. Non tutti lo sanno, eh? Le venature queste sono più rottura perché poi è rischio. Sono un po' più aggressivo, forse che si sta. Il progetto è sicuramente un progetto ambizioso perché vede la presenza dei nostri studenti all'interno di un quartiere storico molto importante, siamo vicinissimi alla Vucciria, un quartiere che si sta rivalutando sempre di più in questo ultimo periodo. Si tratta di un intervento sicuramente di public art, non è un semplice intervento di street art. Il tema è l'educare le generazioni a coesistere con tutto quello che è attorno e verrà ricollegato come pensiero libero dalla rappresentazione di questi uccelli che non avranno barriere e che un po' romperanno la parte a livello simbolico e figurativo la parte laterale della ricostruzione del tempo. Il tema della migrazione non poteva non essere presente in una città come Palermo, città che si trova al centro del Mediterraneo, quindi città che accoglie.